Charles Darwin, autobiografia, a cura di Nora Barlow. Leggiamo qualche elemento dell'autobiografia di Darwin, che è nato nel 1809 ed è morto nel 1882. È uscita da Einaudi nel 62 e la stesura è del 1876, era fatta per la famiglia, per i figli. E la prima pubblicazione 5 anni dopo la sua morte nel 1887. L'edizione dell'Einaudi riguarda l'autobiografia pubblicata, la versione pubblicata nel 1958 a cura di Nora Barlow, che ne ha curato l'appendice e le note, e in cui ripristina i passi omessi nelle precedenti edizioni, omissioni che furono richieste, come sempre, dalla famiglia. La traduzione è a cura di Luciana Frattini. Leggiamo l'autobiografia di Darwin, che dopo aver letto il libro più noto e il più importante di Darwin, L'origine delle specie, e avere riscontrato che il linguaggio impiegato per gli animali e le piante è tratto da quello quotidiano riguardo alla vita sociale degli umani, sino all'estensione dell'ipotesi zoologico e botanica nuovamente agli umani, giungendo con una carica normativa di accettazione della gerarchia, quella stessa che ha permesso a Charles Darwin di non avere lavorato mai un giorno per mantenersi, vivendo di rendita e poi anche del lusso dei proventi delle vendite dei suoi libri. E Giulio Giorello, nella sua nuova introduzione, a evidenziare che Darwin ha esteso all'Homo sapiens gli schemi esplicativi delineati nella Origine delle specie. Certamente la selezione naturale è doppiata dalla selezione sociale. E ovviamente Darwin era il più forte anche di Wallace e il più adatto a imporre un modello di ricerca, quello scientifico, che va a scardinare quello creazionista, che apparentemente avrebbe l'appannaggio del modello teologico-politico. La questione rimane tra gli arnesi che le bande al potere hanno per menare la loro battaglia inintellettuale. Alla fin fine il seletto è eletto. Darwin è un genio e lui scrive la biografia di un genio eletto, al punto che può permettersi a più riprese di dire quanto il suo standard fosse lontano da quello del genio. Infatti l'ingegno di Charles Darwin è stato quello di seguire più la sua indole che i vari protocolli sociali predisposti per lui. È noto che il babbo, medico non rabelesiano, oscurato dalla vita dell'illustre padre, prospettava una vita da pastore protestante per il figlio Charles, che però annota il padre tra gli atei che hanno il diritto di esistere anche se non credono. Anche noi, per celia, vorremmo avere il diritto di esistere senza credere nell'ipotesi evoluzionista di Darwin, che resta totemica e tabuica, come la natura delle sue malattie, che non avevano ovviamente nessuna causa organica. C'è un capitoletto del libro, a cura di Nora Barlow, sulla malferma salute di Darwin, in cui è questione delle malattie di Darwin, che su un anno di lavoro intellettuale in effetti doveva scontare alcuni mesi di malattia.
Charles Darwin, che si è preso per uno schiavo felice, in particolare rispetto al matrimonio, ma anche rispetto alla sussistenza offertagli dal padre, certamente amato e odiato, pagava in questo modo la felicità, con questa rappresentazione dei sintomi. Scrive Nora Barlow rispetto alle pagine dell'autobiografia ossessionate dalle preoccupazioni per la salute. I molti medici che visitarono Charles Darwin non riuscirono mai a concludere niente di preciso circa la causa delle sue lunghe crisi. In che cosa consistevano i sintomi? Nausea, vertigini, insonnia, debolezza. Invece Darwin è persino chiaro sulla questione e parla del vantaggio del sintomo, prima che Freud, nato nel 1856, teorizzasse il tornaconto secondario del sintomo. Scrive Darwin: la malferma salute, che pur mi ha fatto perdere molti anni di attività, mi ha dato qualche vantaggio, proteggendomi dalle distrazioni della vita sociale e dei divertimenti. Purtroppo, di rado abbiamo le idee, se non le fantasie, che i geni depressi hanno nei periodi di inattività, di inoperosità, di assenza di pagine bianche nei loro diari. Quasi l'esperienza fosse indicibile oppure troppo banale. Invece è ciò che conta e indica da subito che si tratta di adesione al primato del fallo, al primato gerarchico, al principio di autorità che è senza autorità e cede il suo posto all'autoritarismo dei padri e all'anti-autoritarismo dei figli, che poi diventano padri autoritari, eccetera. Una volta accettato il fallo, averlo o esserlo, si smarrisce la costanza pulsionale e si oscilla tra alti e bassi, parlando del più e del meno. Così è la biografia del grande uomo, che serve a coloro che lo definiscono grande per garantirsi parte della stessa schiatta, perché solo un grande uomo può distinguere un altro grande uomo. In questo caso la selezione naturale non ha prodotto varianti, entrambi hanno, avrebbero, lo stesso fallo di una misura così giusta che farebbe contento ogni uomo che si lasci definire dal quantificatore universale, né troppo lungo né troppo corto. Non osiamo in questo contesto dire la parte che spetta alla donna in questo sistema. Restano sempre da scrivere le biografie delle donne degli uomini di genio. Nessuno ha osato finora scrivere la biografia della moglie di Luigi Pirandello. Le femministe patentate inseguono nelle loro biografie le donne di genio e le mistiche. Alludo al lavoro di Giulia Cristeva, per esempio. La nostra tentazione rabelesiana ci spingerebbe a scrivere almeno una biografia di una femminista, ma non ci sarà nessun passaggio all'azione, questione di acting out. Forse più che uomo di genio, Charles Darwin è un celebre scienziato, definizione connotativa, disponibile tra i banconi del supermercato globale, della cultura. La contesa oggi dimenticata tra Charles Darwin e Samuel Butler, che gli contestava la priorità dell'invenzione della teoria evoluzionista, attribuendola al nonno Erasmus, offre il campionario di una vita standard e non geniale,
E se la vita della famiglia sembra avere colmato la vita di Charles Darwin, gli esiti rispetto ai figli non sono differenti da quelli del babbo Robert con lui. Nessuna messa in questione del primato teologico-politico. In questo caso il suo culmine come ateologico-politico. E nessuna messa in questione della posizione subalterna della moglie e dei figli. Quindi, se rivoluzione scientifica c'è stata, non ha intaccato la famiglia patriarcale, riflesso di un ordine cosmico in cui, come scriveva Spinoza, Dio sive natura. Infatti, l'autobiografia è stata scritta da Darwin per i suoi figli, senza l'intenzione di una futura pubblicazione e con lo scopo di fornire quell'immagine di uomo modesto che preferisce la compagnia dei familiari a quella degli eminenti scienziati che lo circondavano. Se esistesse, sarebbe l'immagine che aveva di sé Charles Darwin, e che invece è un fantasma, ossia la copia eretta in adesione all'ordine gerarchico della società nel quale si è accontentato di vivere, che tutt'oggi ha una struttura simbolico-monarchica tollerata e non più messa in discussione. Il prezzo da pagare per l'indagine linguistica, l'unica tra specie e varietà, è stata la sua malferma salute, dall'appendicite all'ulcera duodenale, dalla piorrea alle conseguenze del mal di mare durante il viaggio. E il prezzo da pagare per la famiglia è l'adesione a quella specie di lieve aureola di gloria intorno al sintomo, come si esprime Nora Barlow. Ci sarebbe da indagare il bestiario genealogico dei sintomi, del paradossale rispetto della natura per la struttura genealogica della società. Come nel caso di Giovannino Agnelli, fulminato da un cancro che Dio, o la natura, ha riservato solo per lui. Avevamo già notato in altri inventori rivoluzionari che prediligono i piatti della tradizione e non ammettono invenzione in cucina. E sono anche ipertradizionali in materia sessuale, se non contro rivoluzionari. Questione di sopravvivenza del più adatto? Charles Darwin, seletto e eletto nella lotta per la vita e in società, per inventare l'ipotesi, se non la congettura evoluzionista. Peraltro, il ciclo evoluzione-involuzione senza rivoluzione della parola, che poteva debuttare con l'analisi del termine specie, analisi alla quale rinuncia, rimane da indagare. E nessun evoluzionista e nessun creazionista sono in condizione di farlo. Perché? Persino Jacques Lacan, al quale dobbiamo la reinvenzione della psicanalisi, è, in quanto freudiano, dichiarato che non ha potuto mettere in questione Freud come auspicava, avvertendo non a torto che la sua esclusione dall'Associazione Psicanalitica Internazionale era frutto della percezione che dava di volerlo fare. E ha mancato il colpo, non per la pressione esterna dell'IPA, ma per l'adesione a Freud, mentre si tratta solamente di leggerlo. E così con Aristotele, lettura che non ha nulla a che vedere con quella connotativa, per cui Tizio dice che ha letto il testo di Caio. Il possesso del sapere e degli archivi è sterile. Come ammette la curatrice Nora Barlow di non essere in grado di discutere, per esempio, della presunta malattia di Darwin, pur avendo l'archivio pieno, e limitandosi quindi a dare alcune indicazioni d'archivio, ossia bibliografiche.
Che cos'è la malattia di Darwin? L'indice della sua adesione e inelaborazione dell'impianto del totem e del tabù. Allora, come sarà anche poi il caso di Abi Warburg con il rito del serpente degli indiani Hopi, la ricerca sull'animale è stato l'unico mezzo a sua disposizione per porre, per falso nesso, delle questioni alla società di cui non amava le cerimonie e i divertimenti. Ecco perché non ha voluto indagare sul termine specie. E quando indaga sulla specie umana, il libro è L'origine dell'uomo, del 1871, non può che applicare il modello animale, che già aveva tratto dal modello umano corrente. Quindi la sua è stata una zooantropologia dell'uomo, un aggiornamento di un dettaglio dell'ipotesi dell'uomo come animale politico di Aristotele. Tra la sopravvivenza del più adatto e gli effetti dell'uso e dell'abitudine funziona la forgia degli umani, dei loro organi fisici e psichici. Siamo oltre l'apparente tesi rivoluzionaria del biopotere lasciata 100 anni dopo da Michel Foucault. La macchina di selezione e di adattamento, che è anche macchina di competizione e di divisione sessuale, è il celebre artificio del principio di autorità, del soggetto monumentale sino al granito rosso del suo cenotafio. Lo stesso che crea i soggetti senza monumento possibile, gli schiavi che hanno scolpito il granito con le loro mani, oppure i servi a casa Darwin. Anime morte, esaminate, secondo la scienza di Schreber, che sa con chi ha a che fare Dio. Anus mundi, quello di un Dio maggiore perverso, sodomita, all'origine del vibrante sdegno della protesta virile. E il massimo delle possibilità di successo nella lotta per la vita è destinata alla parte alta della piramide sociale, alla parte bassa, quella dei figli di un Dio minore, è destinata la minima possibilità di successo. Eufemismo per la certezza del fallimento, degli intoccabili, dell'ultima casta, certezza della paura, per la stanchezza e dell'abbattimento morale che ne deriva, parole di Charles Darwin. La paura è interclassista o transclassista, ovvero è originaria quale sentinella dell'inconscio, quale sentinella dell'originario, al suo cominciamento. Non se ne va perché l'impalcatura di sostituzione della vita con la sopravvivenza non funziona. Il sintomo è il metodo. L'impasse è l'esodo. La schisi è il sinodo. E non hanno nulla a che vedere con la malattia. L'affanno quotidiano di Darwin è sollevato e sta qui il sollievo dal lavoro scientifico che è stato il principale godimento e l'unica occupazione di tutta la sua vita, così dice lo stesso Darwin. Questione di lavoro onirico. L'unico in grado di sospendere la credenza nell'infelicità dei padroni e nella felicità degli schiavi, almeno secondo lo standard di Darwin. Questa sospensione è la leva per dimenticare e quasi annullare l'affanno, dovuto anche al non doversi guadagnare il pane quotidiano, senza peraltro mettere in discussione la selezione naturale, ossia culturale e sociale, che gli ha permesso questo. Se come dice lo storico Pietro Corsi,
Darwin ha lasciato un cantiere vastissimo di ricerche multidisciplinari è perché l'essenziale del lavoro di lettura resta ancora da fare.